Inverno e dopo 8 mesi conquista 3 punti fuori casa. L'ultima volta accadde l'8 aprile di quest'anno, guarda caso ancora in Campania, a spese della Turris finì 2-1. Allo stadio di Nocera Inferiore fa davvero gran freddo, ma i circa 600 sostenitori tarantini sanno come riscaldarsi. Infatti inciteranno i rossoblù dall'inizio alla fine. Il tecnico Simonelli non rischia Marziano, che si accomoda in panchina, per lui solo uno spezzone finale. Per il resto torna all'antico, davanti con Cariello, Rigano e Triuzzi. A centrocampo recupera il rientrante Cazzarò, che ha scontato la squalifica, e lo sistema ai lati di Giuliano, mentre dall'altra parte c'è Andrisani. La difesa tutto come sempre, e cioè Galeoto, Siroti, Bennardo che sostituisce Pastore e Pisano a sinistra. L'arbitro è il signor Belloli di Bergamo. Sulla panchina dei molossi nocerini siede una vecchia conoscenza degli sportivi ionici, Franco Degli Santi. Bravo, ma quest'oggi sfortunato, non più di altre circostanze che l'hanno visto protagonista sulla panchina della Nocerina in questa stagione. Simonelli cerca di dare ai suoi le indicazioni giuste per vincere la prima partita esterna stagionale, e saranno davvero quelle giuste. Il Taranto gioca con la maglia bianca e approccia bene alla partita. Questa volta il team di mister Simonelli riesce a far suo il centrocampo e con un Triuzzi ispirato e in buona vena mette in difficoltà la retroguardia rossonera. Eccolo Gianluca che penetra guadagnando un calcio d'angolo. È il primo della serie di 5 corner battuti dai giocatori ionici. C'è un'azione della Nocerina dopo pochi minuti, il tiro di Belmonte manda il pallone di poco al lato alla destra di Di Bitonto. I tifosi tarantini fanno notare quello che sanno fare, la sciarpata è un classico. Ma il Taranto potrebbe segnare dopo 7 minuti, ma il portiere Criscuolo stende Rigano all'ingresso dell'area di rigore. È l'episodio che ha segnato la partita, infatti il direttore di gara non può non estrarre il cartellino rosso sul volto dell'estremo difensore nocerino. Quindi il tecnico Degli Santi manda in campo il portiere di riserva Lorenzini, sostituendo l'attaccante Barbera. Nocerina in 10 uomini dopo appena 7 minuti. Nessun risultato positivo sugli sviluppi della punizione battuta da Pisano. Il Taranto passa in vantaggio poco dopo. Prima un tentativo di Triuzzi deviato ancora in calcio d'angolo. E poi l'azione del gol che giunge al 13esimo. Recupero di Triuzzi, palla per Pisano che appoggia a Cazzarò qualche metro e poi gran destro a mandare il pallone sotto l'incrocio dei pali. 1-0 è per il centrocampista tarantino Doc, è la prima marcatura stagionale con la maglia del Taranto. Non accadeva dalla stagione 96-97 in C2, quella volta Cazzarò segnò a spese del Bisceglie, che guarda caso era allenato proprio da mister Simonelli. Un Eurogol che vale la pena di rivedere in questo montaggio a rallenti del nostro Antonello Ingenito. Nonostante il vantaggio, il Taranto tiene ancora in apprensione la Nocerina, che si fa vedere di tanto in tanto come in questa circostanza, ma la difesa ionica fa blocco e l'azione sfuma. La formazione di casa cerca di arginare le folate offensive rossoblù e in questa circostanza vediamo Triuzzi arrivare con un attimo di ritardo all'appuntamento con il gol. Belle le trame degli ionici, quest'oggi in maglia bianca, ma di tanto in tanto è mancata la fase conclusiva. Triuzzi, abbiamo detto di una buona prova la sua, si è fatto vedere soprattutto nella parte finale dell'azione, come in questa circostanza in cui è stato atterrato proprio all'ingresso dell'area di rigore. Il tecnico della Nocerina Degli Santi prova a modificare le carte in tavola e manda Campo al posto di Terrera. Il che significa un centrocampista con attitudini offensive al posto di un difensore. Allo scadere Belmonte supera con un pallonetto di Bitonto, ma non Galeoto, che quasi sulla linea manda in corner. Il Taranto si fa vedere con questa conclusione di Cazzarò, che ci prende gusto, ma stavolta il pallone termina alto. Si va a riposo con il Taranto in vantaggio di un gol.
Nella ripresa sorprende la vitalità dei rossoneri che, seppure in inferiorità numerica, si lanciano in un disperato arrembaggio che però non creerà grossi problemi a Di Bitonto. Anzi, è il Taranto a creare qualcosina. In questa circostanza un contatto tra Riganò e Avallone e poi il contropiede di Belmonte che porta a spasso la difesa ionica e invita al tiro Giacchino, ma la risposta di Di Bitonto è pronta a smanacciare il pallone. L'azione prosegue con un cross dalla destra sventato da Bennardo. Cariello prova a far ripartire i suoi e lo fa con convinzione, passando al centro per la corrente Triuzzi che dà a Riganò, la cui conclusione ma è alta sulla traversa. C'è il gelo al stadio San Francesco di Nocera quando Belmonte si presenta tu per tu di fronte a Di Bitonto, ma il suo diagonale manda la sfera a sbattere sul palo. Il Taranto potrebbe raddoppiare poco più tardi, ma Riganò non aggancia bene il pallone su assist di Cariello. Ancora Nocerina, generosa e volenterosa, ma la difesa del Taranto, seppur con qualche affanno, riesce a difendersi come questa parata di Di Bitonto sul tiro di Caputi. E ancora il Taranto pericoloso, questa volta è Riganò che a tu per tu con il portiere avversario non indovina lo spiraglio giusto. La formazione di Simonelli gioca la palla e riesce a disegnare ottime geometrie. E Cariello, che sulla sinistra prova ancora a mettere in mezzo, ma stavolta la conclusione di Galeotto manda il pallone altissimo. Alla mezz'ora la classica sostituzione, fuori Cariello, dentro De Liguori. Tre minuti più tardi il secondo cartellino rosso ai danni dei giocatori della Nocerina. Per questo fallo di Pierotti da dietro su De Liguori, il signor Belloli di Bergamo è costretto a sventolare il secondo rosso della gara. La Nocerina resta in 9 e praticamente la partita finisce qui. Infatti il Taranto poco dopo raddoppia, il rinvio di Avallone incontra Riganò che si porta davanti al portiere avversario e con un preciso diagonale lo batte per il 2-0 finale e per il suo 11° sigillo in campionato, che lo rende sempre più capocannoniere. E con questo...